Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerconi, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, bene, non avevo sentito, mi scusi. Villa c'è, Vitrotti? Vitrotti c'è. Uno, due, tre, quattro, eppure Federica Lenci. 13. 13 consiglieri presenti, quindi abbiamo il numero legale, quindi possiamo benissimo aprire la seduta. Allora, ricordo che stiamo in seconda convocazione per i primi due atti che non sono stati discussi nel precedente dell'ultimo consiglio prima della chiusura estiva. E prima di procedere alla presentazione dell'atto, nomino qua gli scrutatori, i consiglieri Caccamo, Ciancio, Lanotte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione d'iniziativa consiglieri Benassi Laddaga, avente ad oggetto istituzione di un circuito di book crossing nel municipio Roma 7. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Laddaga, prego. Grazie Presidente, assessori, colleghi, buonasera a tutti. Dunque, ci rivediamo dopo un po' più di un mese per parlare di quest'atto che comincia ad avere ormai un iter abbastanza lungo. È stato presentato dal sottoscritto e dal consigliere Benassi e ne abbiamo parlato in Commissione Cultura. La Commissione ha dato poi un parere favorevole e direi anche piuttosto entusiasta a questa proposta. Anche l'assessore Gian Siracusa, che ha partecipato alle discussioni in Commissione su questo atto, insomma, è stata da subito favorevole e si è detta subito, insomma, pronta a recepire, con la collaborazione della Commissione che ha dato appunto da subito la propria disponibilità a lavorare insieme su questa proposta. Una proposta, come ha detto lei in sede di presentazione, dell'istituzione di un circuito di book crossing sul nostro municipio. Il book crossing è un fenomeno abbastanza diffuso in Europa da, diciamo, almeno una quindicina d'anni e consiste nella creazione di una serie di punti facilmente accessibili al pubblico, ma anche piuttosto come dire, presidiati e controllati. Quindi la nostra proposta è stata quella di partire dagli uffici, dai locali del municipio o da altri locali, spazi pubblici come ad esempio le ASL. Quindi creare una serie di installazioni con dei piccoli scaffali con dei libri all'interno. Questi libri si possono prendere liberamente e gratuitamente da parte di chiunque voglia. Questa persona può leggere il libro, consultarlo lì sul posto o poi portarselo a casa, tenerselo quanto vuole e poi restituirlo nello stesso posto dove è stato preso oppure negli altri luoghi deputati e destinati a questa attività. Ripeto, è un fenomeno ormai, insomma, che in Europa ha preso abbastanza piede, anche in Italia si comincia un po' a istituire circuiti di book crossing. A Roma lo ha già fatto con un certo successo il nono municipio e abbiamo avuto in commissione, ringrazio di nuovo per la disponibilità, l'assessore alla cultura del nono municipio, l'assessore Crivellaro e una consigliera, un membro della commissione cultura, la consigliera Cardillo, che ha partecipato, insomma, ha collaborato con l'assessore alla creazione, poi alla realizzazione pratica dell'iniziativa.
Io mi rendo conto che può essere, può sembrare un po' fuori luogo o a molti potrebbe sembrare superfluo parlare di libri e di cultura in questo momento in cui, insomma, sappiamo quanti problemi abbiamo a Roma, e problemi sicuramente molto gravi, problemi di legalità, problemi di conduzione della città, problemi molto pratici sui rifiuti, sulla manutenzione delle strade, il giubileo che arriva, ecco, tutta una serie di questioni che per molti sono le vere urgenze, e però, insomma, secondo noi, se ci soffermiamo solo su quegli argomenti, piano piano, insomma, la situazione non può che peggiorare. Io sono fortemente convinto che se vogliamo salvare, insomma, io non è certo un'idea originale, insomma, però credo non condivisa dai più, ma se vogliamo salvare questo paese e questa città dobbiamo ripartire dalla cultura. Dobbiamo, sì, addirittura. Dobbiamo partire dalla cultura e dalla bellezza, dobbiamo avviare pratiche che possano migliorare l'animo prima che il concreto, possano migliorare quello che noi siamo come persone, e da lì credo che poi tutto il resto potrebbe venire molto più facile, molto più facilmente. Ecco perché con la Commissione Cultura, evidentemente, insomma, anche per la competenza specifica, ci stiamo adoperando per avviare una serie di iniziative che possano mettere in moto dei circuiti virtuosi per facilitare, per promuovere, per agevolare tutti i nostri cittadini nelle pratiche culturali, e il libro è sicuramente lo strumento principe in questo senso e in questa direzione. Quindi riuscire in modo totalmente, insomma, a costo zero per l'amministrazione, basandosi sulla generosità, basandosi sulla collaborazione dei cittadini e di qualsiasi ente, istituzione, soggetto anche privato che vorrà contribuire, ripeto, così come nel nonno è stato fatto ed c'è stata una risposta massiccia. Ad un certo punto ci hanno raccontato, insomma, l'assessore e la consigliera che non sapevano più dove metterli questi libri, però hanno cominciato con i locali del proprio municipio, con tutti i presidi delle ASL, con altri spazi pubblici, stanno adesso avviando anche un discorso nei parchi, nelle ville, nelle aree verdi, un piccolo scaffale con una serie di libri, e in questo modo, insomma, chiunque può, speriamo, possa leggere un po' di più di quanto non faccia ora e possa giovarsi di questa iniziativa. Io, insomma, mi auguro davvero che, così come è già accaduto in commissione, insomma, l'Aula possa votare favorevolmente all'iniziativa e in modo unanime, visto che, insomma, non vediamo davvero controindicazioni a questa iniziativa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lattaca. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Buonasera Presidente, assessori, consiglieri, uffici. Io volevo soltanto aggiungere che ho apprezzato molto questa iniziativa che stiamo trattando, e a questa risoluzione, che secondo me è molto incisiva dal punto di vista culturale, ho proposto in commissione di dare, se così posso dire, una sfumatura economico-commerciale, proponendo tra i luoghi di scambio dei libri anche i pubblici esercizi commerciali, oltre ai parchi, le ASL, i municipi, le sedi municipali, eccetera. E specialmente i pubblici esercizi commerciali slot free, quelli cioè che non hanno al loro interno le slot machine, che come sappiamo rappresentano un gioco d'azzardo che conduce alla ludopatia. Quindi questo, secondo me, lo vedo quale premio simbolico da dare, da concedere a queste attività che rinunciano al guadagno prodotto appunto da queste slot machine. E comunque io penso che chi entra appunto in un pubblico esercizio, ad esempio in un bar, per depositare o prelevare un libro, è probabile che si fermi anche a consumare. E quindi questa, che è un'iniziativa culturale, può diventare anche un modo di far guadagnare queste attività, premiandole, proponendo questa iniziativa, premiandole per questa loro rinuncia
al guadagno delle slot machine. Perciò io ringrazio la Commissione che ha voluto accogliere questo mio suggerimento, inserendo questo mio suggerimento nel testo della risoluzione. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Spenderò poche parole perché già il Presidente della Commissione Cultura e anche la Presidente Caccamo hanno precisato molto bene alcuni aspetti. In particolare mi soffermerò su quello indicato dal Presidente Laddaga, ovvero come e quanto la cultura possa incidere sulla ricchezza e sul benessere materiale di una comunità, di un popolo e persino attraverso i popoli. Beh, questo è noto non da ora, non da oggi, questo è noto fin dall'antichità e fin dalla Genesi, quando Adamo nella Genesi dà i nomi alle cose e agli animali che gli sfilano davanti. E poi ciò perché? Perché egli è il nominatore e dunque dominatore delle cose. D'altronde questo fu noto anche in seguito e si dice ancora oggi che chi nomina domina. Questo significa che la cultura, l'avere parole, l'avere consapevolezza, avere cognizione e la circolazione della cultura è circolazione di potere. La circolazione di cultura è circolazione di potere e di ricchezza e di benessere, laddove ciò avvenga attraverso, in particolare laddove ciò all'interno della comunità avvenga all'interno di uno scambio, come in questo caso peer to peer, quindi attraverso una parità di condizioni di partenza, io scelgo di lasciare un libro, qualcun altro sceglie di prenderlo. Quindi non c'è più neanche il dislivello dell'acquirente che va a comprare un libro rispetto al venditore. Quindi è una scelta molto importante, il book crossing è qualcosa che attraverso il mondo ha mostrato la sua forza nel creare comunità che non è solo e non è tanto importante anche l'atto stesso di leggere il libro, ma l'atto di lasciarlo e l'atto di prenderlo, e l'atto di scegliere che la comunità faccia vivere questo fenomeno. E quindi che ciò sia reso e sia fatto proprio dal municipio è un qualcosa a cui dobbiamo certamente gratitudine all'iniziativa dei consiglieri Laddaga e Benassi e alla Commissione e credo al Consiglio tutto. Tutto qua. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Benassi, prego. Grazie Presidenti, colleghi e colleghe e assessori presenti. Dunque, noi abbiamo constatato come componenti di questa commissione ormai da 2 anni che al momento le risorse che vengono date dal Campidoglio per quanto riguarda la cultura dei municipi sono prettamente legate a quelle feste comandate, diciamo così. E quindi, da una parte anche per fortuna, abbiamo lo stimolo per inventarci delle proposte che inevitabilmente hanno un costo pari a zero. Questa rete del book crossing è una di queste e noi ci auguriamo che vengano coinvolte più persone possibili, più realtà possibili di questo territorio che già comunque operano nel campo della cultura e mi allaccio un attimo anche all'intervento che ha fatto il Presidente della Commissione Sesta poco fa riguardo appunto, sì, è vero, ci sono molti problemi in questa città, però comunque la cultura è un tema di cui un'amministrazione deve tenere conto, anche se attualmente siamo una commissione senza portafoglio e una giunta senza portafoglio da questo punto di vista. Grazie. Grazie consigliere Benassi. Altre richieste di intervento? Consigliere Giuliano, prego. Lo so. Grazie Presidente, un saluto ai colleghi, un saluto agli uffici, un saluto agli assessori,
di bentornati. E oggi sarà un consiglio lungo, interessante. Ci sono diversi punti all'ordine del giorno. E parliamo di questa iniziativa. Grazie. Sostantivo. Parliamo di questa iniziativa, collega mio. Giudizio positivo. Io non sono in commissione cultura, però ovviamente mi rendo conto che, come diceva prima il Presidente, in un momento difficile per la città, questa iniziativa o iniziative simili a volte non rendono l'idea, possono perdere di effetto, ma questo non significa appunto che non si debba comunque andare avanti, e l'utilizzo di questo strumento rende merito comunque ad una comunità come la nostra, come il nostro municipio, che uno ci tiene ad avere perlomeno sostenere un'iniziativa di questo tipo, cioè far sì che appunto ci sia uno strumento di collegamento e di cultura a costo zero. È normale che poi sarei curioso di capire dove vengono effettuati questi book crossing, che la parola un po' insomma mi dà il senso che se legge, i libri si leggono da fermi, seduti, no ca mountain bike, no? Apposta mi faceva vedere, capito, il cross. È tranquillo, è una lettura tranquilla questa, non agitata. Ok. E quindi sarei curioso di sapere i locali, cioè i posti che saranno disponibili o assegnati per fare, no? Per attuare queste postazioni. Quindi municipio, sapere quale nel nostro municipio, i nostri due municipi dove ci sono gli spazi liberi, ma questo lo verificheremo. Le ASL, quindi va bene. E io una situazione di questo tipo la sostengo come Fratelli d'Italia, anche perché il Presidente mi sta pure simpatico ed è vicino a Zingaretti, quindi non a Marino, questo mi fa piacere, e quindi penso che sia una battuta che gratuita, e quindi è una cosa che sostengo personalmente, ma anche come movimento politico. E non so quanto tempo ci vorrà per mettere in piedi questa situazione, mi auguro che poi anche la stessa Commissione, il Presidente, l'Assessore la seguano in modo diretto, perché ripeto e chiudo che fra le varie difficoltà che abbiamo, questa è una goccia nel mare, però questa goccia cerchiamo di tenerla ben compatta e unita, che non si disperde, quindi una cosa immagino e spero veloce. Grazie. Se non ci sono altre richieste di intervento, volevo, prima di dare la parola all'assessore che ha chiesto di intervenire, volevo dire alcune cose pure io. Io diciamo che sono un po' restio, ho grosse difficoltà ad usare i nuovi strumenti tecnologici, anche quelli del Cobo, della Feltrinelli, altri strumenti che vedo che parecchi insomma leggono volumi interi con questo strumento moderno. Io ho difficoltà, ma per la mia formazione, e quindi avere in mano un libro per me è la cosa più bella che ci possa essere. Un esempio molto concreto: a Natale mio figlio mi ha regalato il Cobo della Feltrinelli con già 2 o 3 libri in memoria, sta lì. Però tutte le sere sicuramente io mi leggo il libro, non è quello il problema. Però no, a parte questo, diciamo che ci rientra poco. Voglio credere, non so quanti lo sanno, ma nel nostro municipio c'è già un'esperienza del genere. A Cinecittà Est, l'Associazione Culturale Macce, da 1 anno e mezzo, no, anche 2 anni, ha avviato un'esperienza del genere. Sono centinaia e centinaia di libri, diciamo, messi, depositati nei bar, la farmacia, nel mercato, e negozi di abbigliamento, un po' dovunque. E la gente va lì, scambia,
si prende il libro, lo legge e poi lo riporta, c'è chi ha libri da depositare, li deposita, e guarda, è una cosa che è riuscita e va avanti molto bene. Hanno fatto una giornata, diciamo, dopo un anno di questa esperienza hanno voluto organizzare una giornata proprio chiamata Gira Libri, e questa esperienza è stata accolta molto molto positivamente sul territorio. E devo dire quindi che il libro, tutto sommato, nonostante abbia secoli e secoli di vita, il libro fatto di carta ancora tira. Io credo che fa bene allo spirito andare in giro con il libro in mano e non col telefonino o con uno strumento tecnologico. Ecco perché apprezzo moltissimo questa proposta, sicuramente la voto con molto molta convinzione. Grazie. Assessore, prego. Sì, grazie. Io non voglio ripetere tutto quello che è stato già detto e che ovviamente mi trova assolutamente d'accordo sul ruolo dei libri e della cultura in generale, e vorrei rassicurare il Presidente del Consiglio che in realtà le nuove tecnologie non sono sostitutive dei libri a cui tanto siamo affezionati, quindi io... sono assolutamente favorevole a questa iniziativa, credo che lavoreremo insieme con la Commissione, in generale con tutto il Consiglio, per realizzarla nei tempi più rapidi possibile e nel migliore dei modi. Grazie. Grazie Assessore. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto, quindi l'atto è approvato. Passiamo al secondo punto. Proposta di risoluzione di iniziative dei consiglieri Tutino e Laddaca, avente ad oggetto ricollocazione autodemolitori. Non so, chi è che presenta l'atto? Consigliere Poli? Che è giusto, come Presidente della Commissione competente, prego. Grazie Presidente, ma velocemente per lasciare la parola anche ai colleghi che hanno perfezionato l'iniziativa, che peraltro avevano avviato prima della pausa estiva. Ricorderete tutti i colleghi che a fine di mese di luglio abbiamo approvato una mozione che è stato presentato sempre dal collega Tutino, presentata per motivi d'urgenza, perché il termine che era stato determinato da Roma Capitale era il 30 settembre. Adesso il termine per lo spostamento degli autodemolitori è stato posticipato al 31 dicembre 2015, ed in ossequio a quell'impegno che abbiamo preso in consiglio, la Commissione ha esaminato la proposta di risoluzione molto più articolata rispetto, insomma, al documento della mozione, quindi con altri obiettivi molto più specifica, e sempre per pervenire ovviamente allo spostamento di questi centri di rottamazione. La Commissione si è soffermata nel testo, che peraltro i colleghi hanno, riporta le integrazioni che nelle due sedute che abbiamo dedicato sono state, insomma, approvate da tutti i consiglieri. Sono stati inseriti alcuni passaggi quindi riferimenti di tipo normativo, con le nuove normative sugli ecoreati e le riunioni che il municipio ha fatto sostenendo la tesi dello spostamento degli autodemolitori nei territori a noi vicini. Parliamo ovviamente di Via dell'Almone e del Parco di Centocelle, quindi territori molto molto vicini al nostro territorio.
Per cui la risoluzione, insomma, è articolata, si dà mandato ovviamente alla Presidente di sollecitare, quindi si dia la massima priorità al trasferimento di questi impianti e così via, quindi con alcune indicazioni che tengono anche conto delle previsioni di PRG, quindi piano regolatore, per il reperimento di aree idonee secondo, insomma, lo strumento principe che ci dovrebbe guidare per la trasformazione della nostra città. Lascio comunque la parola ai colleghi che hanno curato l'estensione dell'atto, che la Commissione, come ho detto, si è limitata a limare e ad arricchire di alcuni contenuti che credo il Consiglio potrà apprezzare. Grazie. Grazie consigliere Poli. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Tutino, prego. Sì, mi iscrivo volentieri subito perché la faccenda è anche abbastanza semplice, l'abbiamo già discussa e con questa risoluzione direi che il Consiglio arriva a percorrere un po' tutte le tappe che doveva percorrere per richiedere che Roma Capitale faccia il dovuto per liberarci da questo, diciamo, da questo tumore ambientale che comunque ricade sul territorio non solo nostro. E ha fatto tutto il dovuto perché dapprima si è partiti da una risoluzione in cui si era giustamente inserito anche il tema degli autodemolitori per poi passare attraverso la mozione d'urgenza votata perché non venissero prorogati gli autodemolitori e poi passare a una risoluzione specifica sugli autodemolitori. Insomma, veramente occorrerà dire, ad approvazione ci auguriamo avvenuta, ma non crediamo proprio che possano esserci problemi al riguardo, che il municipio ha fatto tutto il dovuto e avrà fatto tutto il dovuto sia nella parte dei consiglieri sia nella parte della giunta. Si è infatti ricordato nel documento che presentiamo anche quello che è stato il lavoro della giunta presso Roma Capitale e come tale lavoro abbia incontrato anche un forte diciamo sostegno da parte della giunta, che a questo punto dovrà procedere in questo senso. Ricordiamo che proprio mentre preparavamo quest'atto, durante l'estate, eravamo in attesa di votarlo perché poi c'è stata la pausa estiva e la mancanza di numero legale prima, è avvenuta la chiusura di uno degli autodemolitori per via giudiziaria ed una delle cose che ricordavamo e chiedevamo era che si facesse molta attenzione su questo problema, ed era tra i motivi per cui siamo tornati a affrontare il problema, perché abbiamo un nuovo strumento che è lo strumento degli ecoreati, che per quanto si sia detto certamente ci aiuta su questo tema, perché a partire da tale legge certamente basta andare a bussare e dare un'occhiata e la gran parte, ma in realtà la totalità di questi autodemolitori vanno immediatamente chiusi. Sappiamo che si provocano danni ambientali al sottosuolo, sappiamo che provocano danni ambientali da un punto di vista paesaggistico e sappiamo che provocano danni culturali molto grandi perché interrompono la continuità ambientale e paesaggistica in località molto importanti all'interno diciamo della prospettiva verso i castelli del Parco dell'Appia Antica, e dunque creano un danno archeologico, un danno storico, un danno turistico, il tutto perché si attende da decenni l'applicazione della delibera già votata dal Comune di Roma. Quindi dicevo che con questo atto e con questa votazione, che dovrebbe essere positiva, andiamo a chiudere il cerchio di ciò che il Consiglio e il Municipio possono formalmente fare al riguardo. E questo significa anche pagare un debito rispetto alla nostra cittadinanza che certamente ci consente di guardare al Comune che deve saldare a sua volta un debito importante con nuovi occhi e con nuove parole.
soprattutto vorrei dire che nella risoluzione, questo aspetto va rilevato, non si guarda solo al territorio del municipio 7, per il fatto che intelligentemente in questa risoluzione si comprende ciò che un po' ovunque si è compreso da non solo negli ultimi decenni, ma tutta la storia ce lo insegna, che la devastazione ambientale non sa leggere le cartine geografiche, l'inquinamento non sa leggere le cartine geografiche, se scoppia un incendio non è che arriva fino al confine, continua. E questo è quello che avviene investendo più municipi, chiaramente, perché le fonti, a noi abbiamo parlato in particolare del fiume Almone, ma chiaramente le fonti interessano e il corso dell'Almone interessano più municipi, oltre che interessare la storia e l'ambiente di tutti noi. E questa è una prospettiva che noi suggeriamo al Comune e che suggeriamo chiaramente agli altri municipi. Non è possibile guardare ai problemi ambientali come problemi che leggono le cartine dei municipi. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Matrona, la prego. Buongiorno a tutti. Ho letto con attenzione questa risoluzione. Io già l'avevo contestata in commissione comunque, perché si parla, come ha detto il consigliere Tutino, non si guarda solo al settimo municipio, ma infatti non si guarda al settimo municipio, perché io sono passato a Via Appia, altezza Quarto Miglio, è casa nostra, nostro municipio, e mi sembra che ci sia un grande parcheggio di camion e mi sembra che siano proprio autodemolitori di camion. Guardiamo Palmiro Togliatti, che non è il nostro municipio. Parliamo del fiume Almone, quindi non capisco che cosa c'entra via Palmiro Togliatti, come non capisco via dell'Almone che c'entra in questo municipio, quando in questo municipio via dell'Almone non è nostro. Allora sarebbe bello essere più chiari, capire dove vogliamo arrivare, perché se noi vogliamo arrivare alla chiusura di tutti gli autodemolitori del nostro municipio, dobbiamo guardare il nostro municipio. Il nostro municipio, ripeto, ce ne ha diversi, piccoli o grandi, però che non vengono riportati in questa risoluzione. Non riesco a capire il motivo, se è una lotta solo per dire vogliamo togliere l'inquinamento a Via dell'Almone? Non riesco a capirlo. Non si riesce a capire se è un cavalcare una tigre in questo momento e dire vogliamo fare Piazza Pulita, come vogliamo togliere, non c'è la mafia nel nostro municipio, o almeno non c'era fino a un mese fa, poi di punto in bianco se ne sono accorti tutti quanti che c'era qualcosa che non andava. Quindi è bastato un elicottero che buttava petali, che Marino se ne è uscito adesso, invece dei petali multeremo chi butta le cicche, 150 euro a chi butta una cicca in terra. Se andiamo a contare quanti petali sono stati buttati da quell'elicottero, avremmo risanato il bilancio comunale, se andavamo a contare. Però giustamente arriviamo sempre secondi in tutto, arriviamo secondi sulla mafia, sugli insediamenti abusivi che abbiamo portato in commissione, sugli insediamenti degli autodemolitori, perché non è che portano inquinamento solo gli autodemolitori. E io ho parlato più di una volta, ho convocato anche una commissione sull'insediamento abusivo che sta su Via del Quadraro, ma nessuno ascolta, nessuno sente, eppure continuano a costruire, a meno che non diventa anche quella una zona off limit, non si passa più, la chiudiamo e diciamo divieto di transito a chiunque. È normale questo? E andiamo a guardare, lo so, ho sbagliato off limit, non ti piace l'inglese? No, io sono italiano, non so inglese. E la daga col sorrisetto, quanto sei carino quando fai queste cosette, sei sensibile, mi fai venire i brividi, e perché vai a cogliere la mollica quando c'entrave dentro l'occhio, quindi non è che voglio dire,
Non attacco, non sto attaccando. No, dai, per cortesia. Non sto attaccando. E quindi siamo usciti con questa risoluzione. Questa risoluzione che ha fatto il suo percorso, però è arrivata nuovamente in consiglio con iniziativa dei consiglieri Tutino e Laddaga. Perché non è arrivata, se è passata in commissione? Non è diventata di iniziativa della commissione? Per quale motivo dobbiamo sempre mettere sta targhetta dei consiglieri che propongono? Quando ho convocato la commissione legalità e sicurezza, abbiamo fatto delle risoluzioni. Sull'AGA non c'è scritto iniziativa di Matronola, iniziativa della commissione. Sulla sicurezza di Via del Quadraro? Non è un problema mio, non sto io in maggioranza, Tutino. Te la riprende col Presidente del Consiglio, non con me, se vuoi che arriva in maggioranza. Anche se il consigliere, tanto per la cronaca, il consigliere Cofano mi ha chiesto una copia, giusto? Proprio oggi, no? Basta che vai comunque all'ufficio consiglio, la ritiri tranquillamente. Io non ce l'ho il materiale, non ce l'ho in formato elettronico. Quindi, ritornando adesso a questo, abbiamo fatto questa risoluzione. Lo scopo, che cosa vogliamo fare principalmente? Vogliamo chiudere gli autodemolitori che stanno agli altri municipi e vogliamo tenere in piedi quelli nostri? Quarto Miglio, credo che ce ne sia uno, c'è un deposito dei camion, ma non so se qui li inquinano, sull'Appia, ma non so se... Scusate, per cortesia... Non riesco a capire se quello è considerato... Cos'è questo consigliere Giulia? Non riesco a capire se quello è considerato... Per favore. Autodemolitore o deposito camion in disuso, non lo so. Stanno parcheggiati là, ci stanno tutti i camion sfasciati, quindi non lo so, è roba nostra. Però non è roba nostra, ci chiudiamo nuovamente gli occhi, come abbiamo fatto un mese fa, prima di un mese fa, ci siamo chiusi gli occhi, ripeto, più di un mese fa questo municipio era tranquillo e beato, non si parlava di nulla, non si parlava di delinquenza, non si parlava di spaccio, non si parlava di niente, e io dico sempre che quando non si parla di niente, quando tutto tace, quella è mafia, ho sempre detto, quando c'è il silenzio è mafia. Ce ne siamo accorti con elicottero, no con funerale, perché il funerale ben venga, il funerale è accettato, perché quelli purtroppo, quella gente usa quel criterio, usa quel modo di fare i funerali, è giusto, nessuno a eccepire, ma l'elicottero che sorvola una città e butta i pedali, ce ne siamo accorti da quell'elicottero che i nostri cieli non sono sorvegliati, che possiamo buttare tutto, e adesso veniamo con la risoluzione, togliamo gli autodemolitori negli altri municipi e lasciamo quelli nostri dentro al nostro municipio. Poi chi vuol capire capisca. Grazie. Altri interventi? Chi è? Consigliere Benassi o consigliere Cofano? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Se buttano una bomba atomica a Monte Mario, io non resto dentro casa perché l'hanno buttata a Monte Mario, ma mi preoccupo delle conseguenze della mia salute anche in quel caso. No, trovo abbastanza curioso il fatto che comunque quando c'è da buttare la gente fuori dal dazio di Via Appianuova, pur non essendo logisticamente di competenza del municipio, gli effetti si riverberano sul territorio e in quel caso è giusto e opportuno che anche l'istituzione locale intervenga, e in questo caso invece, non essendo proprio di prossimità fisica, diciamo il presidio, il manufatto in questo caso, ci si preoccupa che forse la competenza non è direttamente nostra. Sebbene comunque il fiume Almone scorre nel parco della Caffarella, accessibile dal nostro territorio, e soprattutto l'acqua Egeria la beviamo più o meno tutti, insomma quantomeno è di uso abbastanza comune, per cui preoccuparsi degli effetti della falda dell'acqua santa di Roma, io penso sia un problema ambientale, politico e sociale oltretutto, perché il consigliere Tutino lo ha ricordato prima, durante l'estate c'è stata la chiusura di uno di quei
di queste strutture. La struttura in questione era della, tra l'altro, la signora di ferro viene chiamata, perché è una signora che ha ereditato questo sfasciacarrozze. Dopo la chiusura si è presentata, tra l'altro, su tutti i giornali urlando e sbraitando diritti lesi e quant'altro. Però c'è di fatto un problema, c'è di fatto che gli oli stanno permeando il terreno, c'è un problema ambientale fortissimo, non possiamo fare finta di non vederlo. E chiaramente noi, per quello che possiamo, dobbiamo intervenire, dobbiamo sollecitare chi è opportuno che intervenga, e va fatto al più presto, altrimenti, se seriamente la falda acquifera venga inquinata, penso che non è soltanto un problema che non berremo più l'acqua dalla boccetta dell'Egeria, ma sia un problema che si allargherebbe per ben altri aspetti. Per cui io penso che sia doveroso e opportuno che quest'atto venga approvato, ovviamente con l'auspicio che la Regione Lazio e il Governo prendano comunque in carico questa problematica, che è una problematica forte, è una problematica enorme. Sono 40 anni che esistono questi presidi e questi manufatti, e non per questo debbano esserci vita natural durante, perché se effettivamente creano un problema è giusto che le istituzioni intervengano. Per cui io ringrazio la Commissione e i consiglieri firmatari che hanno portato all'attenzione il tema. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Se non ci sono, non ci sono altri interventi, allora faccio notare che quindi chiusa la discussione generale. No, prima della chiusura. È stato presentato un emendamento, firma aggiuntivo? Aggiuntivo, praticamente. È solo una parola, sì. Nel risolve, dopo la parola impianti di autodemolizione, aggiungere in particolare quelli che ubicati nel parco di Centocelle in via dell'Almona. Consigliere Torino vuole, diciamo, illustrare la motivazione di questo emendamento? Sì, credo sia anche questo molto semplice, viene anche incontro agli interventi che sono stati fatti, onde evitare qualunque ambiguità sul fatto che ci si rivolge a tutti gli impianti di autodemolizione. Si precisa gli impianti di autodemolizione, in particolare quelli che insistono sulle fonti del fiume Almone, quindi abbastanza, diciamo, semplice. Allora. Io credo che non sia peggiorativo, scusate, in italiano è migliorativo, perché prima era esclusivamente riservato a quelli ubicati nel parco di Centocelle e via dell'Almone. In questo modo si amplia, diciamo, allora, diano la massima priorità al trasferimento degli impianti di autodemolizione. Prima diceva che ubicati nel parco di Centocelle e via. Adesso, prima di dire ubicati nel parco di Centocelle, in particolare quelli, quindi questo dice in particolare quelli, ma non esclude automaticamente gli altri autodemolitori. Questo, cioè, in italiano è così, poi uno può interpretare come ritiene opportuno. È uguale, non cambia niente. Non so. Vabbè. Allora, ci sono interventi su questo emendamento? No. Allora, votiamo l'emendamento. Chi è? Sull'emendamento? Sull'atto o sull'emendamento? Prego, consigliere Ciancio. No, volevo dire che basta dire tutti, perché non è quella dissonanza include solo e prioritariamente quelli, comunque, se la legge è bene. Basta dire tutto, uno sopra. Mi permetti? No, ma tanto basta scrivere tutti. Grazie.
Guarda, facciamo una cosa. Sospendo 5 minuti il consiglio, gli assessori dell'emendamento cercano di sistemarlo. Allora, consiglio sospeso 5 minuti. Allora, diciamo che, scusate, riapriamo il consiglio. Allora, quindi abbiamo due emendamenti aggiuntivi. Primo, quello che ho letto prima, dove si aggiunge in particolare, e l'altro, secondo, dove si parla trasferimento di tutti gli impianti. Va bene? Quindi sono due emendamenti che io metto in votazione. Allora, cominciamo con il primo emendamento aggiuntivo, dove si dice in particolare. Allora, chi è favorevole? Scusa, le fatte dichiarazioni di merito formalmente? Le dichiarazioni di merito. Abbiamo fatto la discussione su questo? No, sul secondo no. Sul secondo non ci sono arrivato ancora. Siamo arrivati al primo. Okay, non ci sono Il primo che era stato illustrato dal consigliere Tudina era stato già illustrato. Qua c'è, ma dichiarazione di voto? Allora, dichiarazione di voto ci sono? No. Passiamo alla votazione. Primo emendamento, dove dice in particolare. Allora, dichiarazione di voto? Prego. Noi non siamo d'accordo per un semplice motivo, perché se avete fatto una mappatura del territorio, una mappatura seria, non è che bisogna guardare soltanto due sfasci che sono via Palmiro degli Atti e via dell'Armone. Dovete mettere, avendo fatto una mappatura, le vie dove sono collocati tutti gli altri autodemolitori. È inutile dire tutti. Se là togliamo Palmiro degli Atti, togliamo l'Armone e mettiamo tutti, senza nomi, tutti, indistintamente. Quelli che sono limitrofi al nostro municipio e quelli che stanno dentro al municipio. Punto. Ma dire Palmiro degli Atti e via dell'Almone e quegli altri che forse ci stanno, no. Se avete girato il municipio ce ne stanno altri. Pertanto noi votiamo contro l'emendamento. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Ripeto, l'emendamento numero 1. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è contrario? Sono alzate la mano, come fanno a registrare? Allora, Madronola, Carlone, Trevicine. Chi si astiene? La notte e c'è il fuori. Dopo lo vediamo. Allora, a posto? Allora, 13 voti a favore, 3 contrari, 2 astenuti, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo al secondo emendamento, dove si parla trasferimento di tutti gli impianti. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Per favore. Va bene. Chi è contrario? Chi è contrario? Matronola. Chi si astiene? Carlone è pure presente in aula, non parla. Carlone no. Carlone
non ha partecipato al voto. Allora, pur presente in aula, no, non vota. Quanti siamo? Vabbè, sono lì a disposizione. Allora, abbiamo 15 voti a favore, un contrario, un astenuto e il consigliere Carlone non partecipa al voto, quindi l'emendamento è approvato. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sull'atto. Allora, l'atto è chiaramente emendato. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 15 voti a favore, 3 contrari, quindi l'atto è approvato. Chiudiamo la seconda convocazione.